Al via verifiche e sopralluoghi anche nelle scuole della provincia dell'Aquila all'indomani del tragico sisma che ha colpito la popolazione del Reatino, ad annunciarlo ai microfoni di Onda TG il presidente Antonio De Crescentis. Abbiamo cominciato con la città dell'Aquila più vicina all'epicentro del terremoto del 24 agosto per spostarci poi nel versante Peligno e nell'Alto Sangro, fa sapere De Crescentis. Finora, rassicura, non sono emerse particolari criticità e grossi problemi. La maggior parte dei pressi scolastici sono di nuova costruzione o appena adeguati e dunque non dovremmo avere particolari difficoltà. Abbiamo avviato già da qualche giorno le verifiche cominciando naturalmente dall'Aquila che è la città più vicina all'epicentro dove abbiamo tanti plessi scolastici, non mi risultano grosse criticità, non mi risultano problemi, stiamo scendendo fino, andremo fino all'Alto Sangro, una volta fatte le verifiche in quel caso essendo scuole come dire, già adeguate o di nuova costruzione non abbiamo problemi. Tornando poi sulla realizzazione dei MUSP per quanto concerne le scuole di Pratola Peligna De Crescentis ha parlato di un incontro con il provveditorato per riflettere sulla data d'inizio dell delle lezioni. Incontreremo i dirigenti scolastici e le ditte per verificare la tempistica dell'installazione dei moduli. È un argomento sul quale stiamo ragionando perché la scelta venga fatta nel miglior modo possibile, chiosa De Crescentis.